Ciao a tutti amici di BCTV, una puntata speciale. Siamo a Nembro, lo vedete alle mie spalle il municipio. Perché siamo qui? Perché andremo a raccontarvi un qualcosa di molto speciale che appunto coinvolgerà la nostra testata BCTV, ma coinvolgerà soprattutto voi. Chi c'è al mio fianco? Roberto Amaio, lo conoscete, un grande esperto di mountain bike, grande esperto di fuoristrada, ma in questa occasione chiediamo che cosa stiamo combinando sul nostro sito, perché sono partite le classifiche dedicate a voi, le BCTV Charts, e cosa sta succedendo? Sta succedendo semplicemente che stiamo ottenendo tutti i risultati delle vostre gare, categorie giovanili, maschili e femminili, su strada e sul NTB del cross country, e su queste classifiche andremo a stilare le classifiche nazionali di BCTV. Come le andremo a realizzare, come le andremo a stilare? Anche grazie al vostro aiuto. Lo sapete, chi ci segue lo sa, abbiamo aperto un gruppo BCTV Ordine Arrivo, e sono grazie alle vostre classifiche, soprattutto grazie alle vostre classifiche, che mi agevolate il lavoro e per schedare tutti i risultati che farete nel corso della stagione. Allora, ricapitolando, c'è un gruppo su Facebook che si chiama BCTV Ordine d'Arrivo. Voi fate una fotografia all'ordine d'arrivo, viene pubblicata appunto in questo gruppo, così che tutti possiamo vedere in diretta, praticamente live, quanto sta accadendo la domenica durante le corse. Poi da questi ordini d'arrivo Roberto e Fabiano Ghilardi, che colgo l'occasione di salutare, estrapola appunto queste classifiche nazionali per i cui poi vincitori andremo a premiare proprio qui a Nembro. Ma adesso direi di cominciare questa trasmissione andando a vedere un servizio che ti riguarda particolarmente, Roberto, perché tu sei di Casazza e la prima gara è proprio quella di Casazza, dedicata agli allievi. Come è successo un anno fa con Mattia Noris, il Trofeo Comune di Casazza regala la prima gioia stagionale a un corridore che, nonostante i tanti piazzamenti ottenuti, non aveva ancora alzato le braccia al cielo. A imporsi nella 20ª edizione della gara organizzata da Luci Casazza è stato infatti Marco Previtali, primo anno del team Palazzago Poker, che in questi primi mesi del 2015 era entrato già 7 volte negli ordini d'arrivo. Il 15enne di Palazzago, dopo essersi avvantaggiato con Kevin Colleoni dalla Caluschese sullo strappo del Castello di Mologno, si è visto spianare la strada del successo da un errore del compagno di fuga all'ultima curva. Un finale thriller, quindi, reso ancora più movimentato dall'acquazzone che ha bersagliato la corsa negli ultimi 10 km, quelli più importanti perché portavano la carovana ai piedi del muro del Castello di Mologno, uno strappo di 700 metri con pendenza superiore al 13%. E all'asperità simbolo della corsa, il gruppo, forte di 114 unità, ha voluto arrivare compatto. Le sortite promosse nelle tre tornate intorno al lago di Endine, infatti, sono state puntualmente annullate. Il tutto si è deciso negli ultimi 3 km, in cui all'attacco si sono lanciati Previtali e Colleoni. Bravi due atleti a guadagnare qualche metro in salita. Colleoni, però, non si è accontentato. Sentendosi battuto allo sprint, ha aggredito anche la discesa, prendendosi dei rischi culminati all'ultima curva, dove il portacolori della Caluschese è arrivato lungo. Costretto a ripartire praticamente da fermo, lo sfortunato atleta si è visto sfilare prima da Previtali, giunto solo al traguardo, eppure da Samuel Nove e Marcello Mazzoleni, anche loro allievi del primo anno. Oltre ai primi tre, nell'ordine d'arrivo sono entrati altri atleti classe 2000. Loris Conca, quinto, Zaccaria Galdun, settimo, e Alessandro Fancelli, decimo. Sesto il messinese Salvatore Saporita, mentre Luca Biffi e Nicola Madini hanno chiuso all'ottavo e al nono posto. Ma ascoltiamo le impressioni di Previtali, che ha confermato di aver vinto per aver frenato più del rivale. È andata molto bene, sullo strappo del Mologno sono andato su molto bene anche lì, purtroppo c'era un po' bagnato sulle grate, si scivolava, però sono riuscito a tenere il passo di Kevin Colleoni della Caluschese e insieme siamo andati giù in discesa. Proprio in discesa io ho tenuto un po' i freni, invece lui è andato giù prendendosi qualche rischio e alla fine ha rischiato grosso e io invece l'ho spuntata, ho vinto. Prima vittoria da allievo, tu sei un primo anno, lo ricordiamo, a chi va la dedica? La dedica va un po' a tutti, a me, ai genitori, alla squadra, a tutto l'impegno che ci stiamo mettendo per arrivare a queste vittorie, visto che è anche il primo anno di questa squadra, stiamo già andando bene.
E questa era la corsa degli allievi a Casazza e alle mie spalle ci troviamo sempre a Nembro all'auditorium modernissimo. Perché ci troviamo qui, Giorgio? Beh, perché sarà questo proprio il luogo che ospiterà i BCTV Awards, le premiazioni delle classifiche di cui prima abbiamo parlato, che ci ha spiegato anche Roberto. Andremo a premiare tutti i vincitori delle classifiche di BCTV, sia su strada, mountain bike maschile e femminile, proprio in questo bellissimo teatro andremo a fare la nostra festa, che sarà poi la festa di tutti i ragazzi e di tutti i ciclisti. La festa di tutti i ciclisti, perché chi ama la bici merita il meglio, così come recitiamo su Facebook. Andiamo avanti con la trasmissione, ma io vi avviso, adesso entreremo all'auditorium e vi mostreremo com'è questa sala. Andiamo a vedere un servizio di una corsa molto molto bella, quella di Ghisalba, dedicata agli junior. Allora andiamo col servizio. Primo successo della stagione per il bresciano Simone Zanni, che domenica sul traguardo di Ghisalba ha regalato una grande gioia al team LVF, vincendo in volata la 55esima Coppa Canonico Cossali, classica per velocisti della categoria juniores. Battuti un superbo Ivan Mirri della Massì e Imerio Cima della Feralpi Monteclarense. Bellissimo il colpo d'occhio alla partenza, con 195 concorrenti provenienti da tutto il nord Italia, pronti a darsi battaglia e a gratificare in pieno gli sforzi organizzativi della polisportiva ghisalbese. Da percorrere 110 km con i primi tre giri completamente pianeggianti e l'ultima tornata ben più impegnativa con la scalata al Gandosso e poi l'arrivo a Ghisalba. Andatura subito molto sostenuta, dopo pochi chilometri dal via si sgancia davanti un primo gruppetto composto da 6 concorrenti. Si tratta di Pupo, Vitali, Gozio, Finatti, Pedroni e Trezzi. Restano al comando più di un giro e poi a loro si accodano in prima battuta Garello, Serlonghi, Camotti, Colnaghi, Gazzola, Fieni, Calipa e in un secondo momento anche Campi, Abrami, Conti e Bani, andando a formare un gruppo al comando forte di 17 corridori. Vantaggio massimo 1 minuto e 10 secondi, poi dietro si riorganizzano e, già prima di Bolgare, sulla via verso l'unica salita di giornata, il gruppo è tornato compatto. Sul Gandosso scollina per primo Andrea Cancarini della Mazzano, ma nel tratto di rientro verso Ghisalba rientrano più riprese i vari corridori fino a formare un drappello di una sessantina di unità. Una caduta a meno 4 km mette fuori gioco qualche elemento, ma è volata con l'ottimo lavoro dell'LVF e la bellissima vittoria di Simone Zanni, che mette in fila Mirri, Cima, Dotti, Manzoni, Colnaghi, Baldaccini, Giacomelli, Zoppis e Brescianini. Oggi si sapeva che la gara si decideva sulla salita. Sono riuscito a scollinare a 15 secondi dai primi, sono rientrato in discesa, in pianura abbiamo tenuto ferma la corsa perché eravamo la squadra più numerosa e in volata mi hanno tirato una volata spettacolare, mi hanno mollato i 200 metri e io ho solo finalizzato, una squadra fantastica. Per te prima vittoria della stagione, un grande risultato, quali sono a questo punto gli obiettivi tuoi e della squadra per gli appuntamenti importanti che sono in arrivo? Ma diciamo che gare a cui punto principalmente non ce ne sono, però adesso peccato non mi hanno chiamato al campionato italiano, ma queste corse che, dove c'è una salita a pochi chilometri dal traguardo le punto. Dedica per concludere? Ma una dedica, diciamo che voglio dedicarla a tante persone che mi sono state vicino in questo periodo difficile, ma la dedico alla squadra, a tutti i miei allenatori, ma soprattutto a Mauro Cominotti che mi ha tirato su fino all'anno scorso. Ed eccoci all'interno dell'auditorium modernissimo, siamo qui a Nembro, vedete alle mie spalle l'auditorium dove ci saranno i BCTV Awards. Stiamo già preparandoci 5 mesi prima, ci stiamo preparando con le BCTV Charts, le classifiche, ne abbiamo parlato prima, invece abbiamo appena visto, Giorgio, il servizio dedicato agli junior che correranno una gara a dir poco importantissima. Eh sì, proprio il prossimo fine settimana è in programma il campionato italiano su strada, direi l'appuntamento clou della stagione per la categoria juniores. Saremo ad Abano Terme in provincia di Padova, i migliori juniores si sfideranno per la maglia tricolore. Presenti saranno anche le nostre telecamere di BCTV per documentare l'evento. Negli ultimi giorni, nelle ultime settimane sono anche già uscite le convocazioni di quelle che sono un po' le rappresentative più importanti d'Italia. Abbiamo visto i convocati dalla Lombardia, il Veneto che tra l'altro giocheranno in casa, il Piemonte. Davvero tanti nomi di atleti che potranno far bene su un percorso
sicuramente molto impegnativo. Sarà curioso andare a vedere chi riuscirà a succedere a Davide Plebani, vincitore del campionato italiano dello scorso anno. Siamo curiosi di sapere chi sarà il campione italiano della categoria junior, beh, però consentitecelo, siamo anche curiosi di sapere chi ha vinto la classifica, o meglio la rubrica che racconta le 5 cose più belle della settimana. Beh, può partire la sigla della 5 Up. Quinta posizione della nostra 5 Up settimanale per la coppia di esordienti bergamaschi Yuri Brioni ed Evelyn Chiappa. Il primo, 7 giorni dopo il successo di Cassinone, si è ripetuto anche a Casnigo, vincendo in solitaria l'impegnativa gara unica proposta da Lucì San Marco Vertova. Il figlio del pistarde Roberto Chiappa, invece, ha vinto in Umbria tra i ragazzi del primo anno nella gara di Mocaiana di Gubbio. Quarto posto per lo junior Nicolò Brescianini della ciclistica trevigliese, che sabato a Monticelli Brusati ha chiuso al quinto posto la prova del bracciale del cronomen, ma soprattutto si è laureato campione lombardo a cronometro. Terza posizione per l'allieva Chiara Consonni dell'Aerotarget Steel Bike, anche questa settimana a segno grazie all'acuto firmato sul traguardo di Maccherio, dove ha battuto la compagna di fuga Sara Margheritis. Secondo posto per la junior Silvia Persico della Valcar PBM, che a San Francesco al Campo, nel torinese, ha festeggiato la sua prima vittoria della stagione, lasciandosi alle spalle Lander Riverditi e Canvelli. E la prima posizione della nostra 5 Up settimanale per l'impresa firmata dal biker della Bianchi Hydrodrain è Tony Longo, che con una straordinaria prestazione nell'ultima cronoscalata ha conquistato l'Alpen Tour Trophy, una delle gare MTBB più dure d'Europa. Un successo di peso e di buon auspicio a meno di 2 settimane dal mondiale marathon in Val Gardena. E questa era la 5 Up, che ha raccontato le 5 cose più belle della settimana. Siamo ancora qui all'auditorium modernissimo di Nembro. Roberto, qui premieremo anche ovviamente gli atleti della mountain bike. Ma cosa sta succedendo in questo momento e quali saranno i prossimi appuntamenti in questo mondo, il mondo del fuoristrada? Succede che entriamo nel vivo della stagione, perché il prossimo fine settimana tutta la comitiva della fuoristrada sarà a Courmayeur per l'ultima prova dei campionati italiani di società giovanile, per l'ultimo atto degli internazionali d'Italia, quindi giovani e non giovani e elite, tutti a Courmayeur per l'ultima prova. E poi a luglio grande spettacolo con gli italiani di cross country, il 5 a Carzano i giovani e 2 settimane dopo a Volpago del Montello junior, under 23 ed elite. Quindi è la fase calda della stagione, una fase calda che ovviamente potrete seguire sul nostro sito www.bcbg.it e ovviamente quando ce ne sarà occasione mostreremo anche delle immagini a BCTV naturalmente. Ora però è il momento di continuare la trasmissione, allora vi proponiamo i prossimi servizi. Gli appassionati di Formula 1 si sono abituati alle doppiette negli autodromi, visto che da ormai 2 stagioni le Mercedes non hanno rivali. E anche il team Colpack ha voluto adattarsi all'andazzo, monopolizzando il podio all'83esima medaglia d'oro città di Monza, gara per elite under 23 svoltasi sul tracciato italiano sabato 13 giugno. La formazione diretta da Paolo Valotti ha piazzato i primi 2 posti Riccardo Minali e Simone Consonni, che in volata hanno preceduto Michele Zanon dalla Cyber Team Breganze Group. La sfida per il successo è stata tutta in casa Colpack. Solo grazie al colpo di reni, infatti, il figlio d'arte Minale è riuscito a sopravanzare il compagno, forse partito troppo lungo, e a regalarsi la terza vittoria stagionale dopo quelle ottenute a Melzo e al circuito del Porto di Cremona. Considerato l'albo d'oro della gara organizzata da ciclisti monzesi e la natura del tracciato, appare quasi superfluo dire che i 170 dilettanti schieratisi al via si sono giocati la vittoria allo sprint. Lungo tutti i 144 km, infatti, eludere la guardia del plotone si è dimostrato impossibile. Se ne sono resi conto i 16 corridori che al 15° km hanno provato la sortita, riuscendo a guadagnare circa un minuto di vantaggio. All'attacco si sono portati Montobbio, Colombo, Morzenti, Vecchio, Rupiani, Toffali, Meris, Galdun, Ghezzo, Maestri, Baron, Modena, Perego, Mosca e Moschetti. Ma a metà gara il gruppo ha ricucito lo strappo, esponendo il semaforo rosso a tutti i successivi allunghi. All'uscita dall'ultima parabolica si sono presentati così 2 treni, sulla sinistra della sede stradale quello della Zalf, mentre sulla destra si è fatto largo quello dei ragazzi di Patron Beppe Colleoni, con Minali e Consonni che hanno monetizzato il lavoro della loro squadra.
Alle loro spalle, oltre al Veneto Zanon, hanno chiuso Nico Colonna, Mirko Maestri, Luca Pacioni, Giovanni Lonardi, Michael Zanetti, Filippo Tagliani e Federico Burchio. Nel tempo della velocità, Riccardo Minali, terza vittoria allo sprint per te quest'anno. Raccontaci l'emozione di correre in questo autodromo storico e poi la volata. Ma veramente una bella corsa, perché comunque è stata una corsa tiratissima. Si sapeva, forse era al 90% si aveva in volata e niente, devo dire un grazie ai miei compagni di squadra, perché oggi hanno fatto veramente uno splendido lavoro, erano in tutte le fughe e siamo riusciti a tenerla chiusa. L'ultimo giro sono stati fantastici, siamo stati uniti fino alla fine. Abbiamo preso noi la curva in testa con a fianco altri due treni e niente, sono stati bravissimi Troia e Rosa Martinelli, che comunque hanno lanciato al meglio la volata, e poi io e Simone abbiamo fatto il resto, insomma abbiamo fatto i primi secondi. Vittoria epica per Filippo Rocchetti, che ha vinto il 31esimo Gran Premio Fumagalli di Gessate. Il portacolori della Zalf Desire Fiora ha conquistato la sua prima vittoria stagionale grazie ad un attacco nato negli ultimi 50 km di gara e portato a termine negli ultimi 10 assieme al suo compagno di squadra Marco Gaggia, che con il suo secondo posto ha regalato la doppietta al team trevigiano. La gara di 150 km si è svolta su un percorso pianeggiante di 15 km da ripetere 10 volte. Per i primi 30 km ci sono stati diversi tentativi, ma nessun atleta è riuscito a mettere da parte un vantaggio consistente. Nel corso del terzo giro invece qualcosa è cambiato: all'attacco vanno 14 uomini che guadagnano presto 40 secondi sul gruppo. Nel dettaglio sono Todaro, Fontana, Falappi, Dalterio, Corbetta, Padovan, Arnaboldi, Colombo, Calzaferri, Bondesan, Carletto, Vassalli, Maronese e Savignani. Ma dopo 30 km nuovamente gruppo compatto, e al sesto passaggio gli atleti pedalano tutti assieme. Il preludio alla fuga decisiva arriva poco dopo. Stavolta attaccano Colonna e Rudi della Palazzago Fenice, Montovio della Gallina Colosio, Comaio della Gavardo, Lizze, Rosa e Troia della Colpac, Gaggia, Rocchetti e Androletti della Zalf, Vigilante della Viris Maserati, in un secondo momento anche Toffoli della Zalf e Ganna della Viris. A lungo è sembrato che il gruppo avesse la situazione sotto controllo, mantenendosi ad un ritardo mai superiore ai 40 secondi e pronto a chiudere per far terminare la corsa allo sprint. Ma la situazione è cambiata completamente quando sulla corsa si è scatenato un autentico con nubifragio che ha frenato l'azione del gruppo fino a tagliarlo fuori dai giochi negli ultimi 30 km. Nel frattempo in testa alla corsa il drappello ha cominciato a sgranarsi, fino a che nel corso dell'ultimo giro non è rimasto che un quartetto formato dal terzetto Zalf, Rocchetti, Gaggia, Toffoli e Francesco Rosa della Colpac. Da questi quattro, Rosa e Toffoli hanno perso contatto, rendendo gli ultimi chilometri di Rocchetti e Gaggia una marcia trionfale. Francesco Rosa al traguardo ha battuto Nicola Toffoli nello sprint per la terza posizione, mentre il primo del gruppo è stato Emanuele Onesti, quinto classificato con un ritardo di 37 secondi dalla testa. La Casa dello Sport di via Monteglino a Bergamo, dove ha sede anche il Comitato Provinciale di Bergamo della Federazione Ciclistica Italiana, ha ospitato sabato pomeriggio i campionati regionali lombardi della Gincana Giovanissimi, che hanno impegnato centinaia di piccoli ciclisti provenienti da tutta la Lombardia per misurarsi nelle prove di abilità. Appuntamento importante anche come prova generale per il meeting nazionale ormai alle porte. I titoli lombardi di società al termine della giornata sono andati ai ragazzi della Polisportiva Bolgare in campo maschile, che con 21 punti hanno avuto la meglio di UC Costa Masnaga e GSC Villongo. In campo femminile, vittoria del GSC Villongo con l'UC Costa Masnaga ancora seconda e terze le bresciane della Sprint Ghedi. È stato questo il secondo di tre importanti appuntamenti per la categoria giovanissimi ospitati dalla provincia orobica. Infatti, già lo scorso 2 giugno a Bolgare si era svolto il campionato lombardo Primi Sprint, mentre il prossimo 28 giugno la frazione di Ossanesga nel comune di Valbrembo sarà sede dei campionati lombardi su strada. Prima però, per molti giovanissimi, l'importante appuntamento con il meeting nazionale per società in programma da giovedì 18 a domenica 21 giugno a Pineto, in Abruzzo. Il GSC Villongo proverà a dare la caccia al sesto scudetto tricolore della sua storia. Ma chiudiamo questo servizio dedicato ai più piccoli, alzando la musica e godendoci qualche altra immagine della Gincana.
Una domenica di grande caldo, ma anche una domenica di grande spettacolo sulla BMX Zone del comune di Bergamo, dove con l'organizzazione del team Le Marmotte Loreto è andato in scena il quarto trofeo Stefano Neri, gara valida quale quarta prova del trofeo Lombardia BMX. La classifica assoluta è stata vinta da Matteo Grazian della BMX Olgiatese sui padroni di casa Luca Bonomi ed Alberto Bonaglia. Tra le donne, Lisa De Angelis della Ciclomania Racing ha messo in fila Miriana Carioli della Caravaggio Offroad e la marmotta Alice Madonna. La formazione aerobica ha festeggiato anche i successi del G1 Jacopo Masper, del G3 Luca Magni, dell'allievo Luca Obiali, dei master Alberto Bonaglia e Marco Busi e dello junior Luca Bonomi. In palio c'erano anche i titoli provinciali di specialità, spartiti tra marmotte e Caravaggio. Pienamente soddisfatto il general manager delle marmotte, Ambrogio Nolli. Sì, effettivamente tutto perfetto, bellissima giornata, molto faticosa perché fa caldo, come in questi giorni che abbiamo preparato tutta la pista cercando veramente di preparare un biliardo per i ragazzi, però veramente ci sta ripagando perché i ragazzi contenti, i team manager delle società sono veramente soddisfatti, quindi contentissimo, tutto bene. Dando anche uno sguardo un po' all'elenco degli iscritti, mi sembra anche una nutritissima partecipazione ai livelli di una prova di circuito italiano. Sì, perché se pensiamo che c'erano 117 atleti che avevano mandato l'adesione, però ne sono impartiti 110 più 25 apripista, quindi bellissimo. Team Le Marmotte Loreto, parliamo di BMX prima di tutto, come sta andando la stagione i vostri ragazzi? Beh, la stagione sta andando bene, indipendentemente che siamo un attimino un po' quest'anno carenti dei nostri atleti di punta nelle categorie assolute perché Cassanelli si è fermato per problemi suoi personali, quindi abbiamo un pochettino un po' rallentato. Comunque per quanto riguarda invece il settore giovanile, i ragazzi esordienti allievi stanno andando veramente tutti bene, c'è una crescita importante proprio a livello di ritenzione, a livello società e quindi questo è un bel segnale. Alla presenza di 200 biker provenienti da tutta la Lombardia e pure dalla Val d'Aosta, si è disputato martedì 2 giugno a Casnigo il campionato lombardo di NTB per le categorie giovanili e gli junior. Per quanto si fosse nel cuore della Val Seriana, in provincia di Bergamo, nel corso della giornata si è sentito parlare spesso il dialetto valtellinese. 6 dei 10 titoli in palio, infatti, hanno preso la strada per Sondrio. Ma partiamo dalla fine, cioè dalle due gare juniores che hanno concluso la giornata. Tra i maschi vittoria di Giorgio Rossi della Bianchi Hydro Drain, che, dopo un inizio cauto, ha ripreso e superato Michele Cappelli, TDC Factory Team, secondo al traguardo. Bella rimonta anche di Stefano Zini, polisportiva ghisalbese, che ha chiuso il podio. Corso molto su strada nelle ultime domeniche, infatti in discesa non avevo la solita lucidità e nel primo giro ho fatto molta fatica perché non avevo quella sparata che i bikers hanno di solito quando sono in forma. Allora ho lasciato fare agli altri, poi sono venuto su bene col mio passo, ho recuperato giro per giro e dopo con il mio ritmo sono riuscito a cogliere questa vittoria che, come dici tu, da un po' mancava. Manca un mese in sostanza all'italiano di Volpago del Montello, come ti avvicinerai? Beh, io cerco di avvicinarmi con molta serenità. Domenica forse correrò ancora su strada, però gli allenamenti inizieranno a basarsi più con la MTB. Poi correrò a Courmayeur, che sarà il vero banco di prova, e per Volpago cercheremo di arrivare alla massima condizione per ottenere questa maglia che è da troppo tempo che manca. Tra le ragazze, vittoria di Corinne Casati davanti a Martina Guerrera. A differenza di Rossi, la portacolori della KTM Protec Dama ha adottato un'altra strategia. E ho deciso di fare una tattica di gara del tipo parto a tutta e poi controllo la gara, perché sapevo che comunque non è un circuito adatto alle mie caratteristiche perché ci sono molti strappi, cambi di ritmo, però comunque me la sono cavata bene perché sono riuscita a prendere il mio passo e a mantenerlo per tutti i giri dopo il primo. Nelle 8 prove delle categorie esordienti allievi, dominio delle società valtellinesi, che hanno portato a casa 6 titoli regionali. 3 di queste portano la firma degli allievi Marco De Piaz, Ilaria Pola e Francesca Baroni, della Melavi Focus Bike. 3 biker che puntano a fare bene anche nelle gare nazionali. Tris anche per l'Alpine Bike di Il B, a segno con l'allievo Matteo Cucchi e gli esordienti Giulio Viscardi e Letizia Motalli.
Due infine le maglie che restano a Bergamo. Tra gli esordienti del 2001 ha vinto Davide Zanoletti, mentre tra gli esordienti del 2002 a imporsi è stata Marta Zanga, che a Casnigo era la padrona di casa, avendo vestito la maglia della Ciclisti Valgandino fino all'anno scorso. Il Trentino ha ospitato nell'ultimo fine settimana l'ormai tradizionale appuntamento con la Mille Grobbe Bike Challenge, una 3 giorni di pura MTB tra i boschi e i prati dell'Alpe Cimbra. Uno spettacolo, tanti partecipanti e una sfida accesissima. Il sipario si è alzato venerdì mattina con la Lavarone Bike. Dopo poche pedalate si seleziona subito il gruppo dei migliori, sotto il forcing imposto da Igor Baretto. Con lui, al comando, l'iridato master Ivan De Gasperi e gli elite Domenico Valerio, Efren Bonelli, Paolo Colonna e Nicola D'Alto. De Gasperi scollina per primo alla Tana Incantata, ma poi paga dazio in discesa a causa di una foratura. Riesce invece ad allungare solo al comando Bonelli, ma sulla salita di Monte Rust, Valerio e Colonna riescono a rientrare. Tutto si decide sull'ultimo strappo con una volata a due che premia Domenico Valerio su Paolo Colonna, con il podio completato dal trentino Efren Bonelli, terzo a 26 secondi. In campo femminile, cavalcata solitaria della bergamasca Nicoletta Bresciani, che ha aperto il gas sulla salita più difficile di giornata e ha distanziato di 1 minuto e 55 secondi la vicentina Jessica Pellizzaro e di 2 minuti e 14 secondi un'altra bergamasca, Eloise Tresoldi del team Bramati, terza. Sabato, secondo appuntamento con la Nosellari Bike. Nei primi chilometri Igor Baretto e Paolo Colonna del team Scott hanno subito preso in mano la situazione, ma alle loro spalle reagiscono prontamente Nicola D'Alto, Ivan Pintarelli, Efren Bonelli, Domenico Valerio, Riccardo Ridolfi e Cristian Pallaoro. Il drappello al comando si frantuma sulle rampe di Forte Belvedere quando Colonna fora e Valerio ne approfitta per sferrare il primo attacco. Azione potente e decisa a cui nessuno riesce a rispondere e gli altri sono semplicemente costretti ad inseguire. Il vicentino del team Coratec Kate concede il bis tagliando il traguardo a braccia alzate con quasi 2 minuti di vantaggio su Efren Bonelli, secondo, e Ivan Pintarelli, terzo. Cambia invece la vincitrice nella gara femminile, posizioni invertite rispetto al giorno precedente. A vincere è Jessica Pellizzaro, che ha distanziato di oltre 4 minuti Nicoletta Bresciani, mentre Eloise Tresoldi si è confermata sul terzo gradino del podio. Gran finale della Mille Groppe Bike Challenge domenica con la 100 km dei Forti, valida anche quale seconda tappa di Trentino MTB. Splendida la gara maschile, dove Yuri Ragnoli è stato bravissimo a gestire le energie sul tradizionale tracciato di 92 km e 2700 metri di dislivello. Dopo aver fatto sfogare i suoi rivali nella prima metà del percorso, il bresciano si è prima riportato sui primi lungo la salita di Forte Kerle, poi è andato all'attacco con Ronchi sull'erta di Forte Sommo e infine se n'è andato tutto solo sul passo Sommo. Una cavalcata che ha valsa a Ragnoli la terza vittoria personale in questa manifestazione. Secondo posto per Klaus Fontana, mentre nel finale Ronchi ha pagato lo sforzo scivolando in terza posizione. Quarto l'eterno Marzio Deo e quinto Mirko Tabacchi. Tra le donne, monologo di Annabella Stropparo con Lorena Zocca e Chiara Mandelli a completare il podio. Nel tracciato classic, affermazione per il trentino Ivan De Gasperi davanti al giovane compagno di squadra Daniel Tassetti ed Efren Bonelli. E per la vicentina Jessica Pellizzaro con Edi Boscoscuro seconda e Nicoletta Bresciani terza. Domenico Valerio e Jessica Pellizzaro hanno vinto la classifica finale della Mille Grobbe Bike Challenge 2015. E siamo giunti al termine di questa speciale puntata a Nembro. Tra l'altro a Nembro seguiremo anche i giovanissimi dell'Orobie Cup Junior la prossima settimana. La prossima settimana seguiremo anche le corse femminili di Cadeo Carpaneto, i campionati italiani, li abbiamo già visti, insomma, di tutto e di più, tutti i colori ciclismo. Questa è BCTV, spero che questa puntata vi sia piaciuta. Io vi do appuntamento alla prossima settimana, ancora qui, sempre con BCTV. E allora, un saluto da Valerio Villa e da Giorgio Torre. Arrivederci alla prossima.